La paz del Señor sea con usted, Noé. Mi padre, la gracia. Anche oggi, sabato 2 dicembre, vogliamo ricordare la data che ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e vorrei dare questa data perché quest'anno è stato così veloce, neanche ci siamo accorti e siamo già alla fine dell'anno. Ma che cosa abbiamo concluso? Vogliamo esaminare quest'anno? Siamo più vicini alla felicità o più lontani dalla felicità? Siamo più vicini a Gesù o più lontani da Gesù? Siamo e stiamo stretti nella fede o ci siamo allontanati? Vogliamo esaminare questi momenti? Io, mia cara, nella grazia, non soltanto la notte, ma anche di giorno, sto pensando di avvicinarmi di più, perché ogni giorno la mia vita diventa più pura, più perfetta, nonostante il nemico che mi attacca da tutti i lati. E questo attaccamento è molto forte. E nonostante tutto, chiedo sempre preghiera di tutti voi che questo avvenga più migliore. Un avvicinamento semplice, un avvicinamento che possa veramente dare aiuto a tutti voi, perché desidero aiutare il popolo di Dio con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima, con tutti i miei sensi. Che il Signore possa mette la sua mano potente su di me, che possa usarmi per la sua gloria, per aiutare ancora il popolo suo eletto. Tra parentesi, mia cara, nella grazia, sto preparando già il messaggio di stamattina, ho messo già le foto, scriviamolo. La pace del Signore sia sempre con tutti noi. Vedo il buongiorno a tutti nella gloria di Gesù. Amen. Come ho registrato, nel video diamoci una regolata. A che punto siamo con la fede in Dio? Video è P
più chiaro. Tra poco. Gloria al Signore. Come abbiamo potuto vedere, il messaggio è leggiato, le foto sono bellissime. Felice settimana ancora, grazie per la tua amicizia. Gloria a te, Signore. Miei cari, nella grazia adesso prepariamoci per la preghiera. Che è possibile che sveglio, dato che è sabato, o altrimenti lo vedrà in online dopo. Alleluia. Padre Santo, Dio d'amore, a te vengo, Padre. Ti ringraziamo ancora per questo nuovo giorno, per questa fine settimana, Signore, che possiamo veramente fare un calcolo della nostra vita, a che punto siamo vicino a te, perché l'anno sta per concludersi e vogliamo esaminare ciò che ci resta di te dentro di noi quest'anno. Signore, fortificaci in questi giorni. Se c'è ancora qualcuno che non si è ancora avvicinato molto vicino a te, Signore, prendilo con la tua mano, fallo avvicinare a te, Signore. Usa chi vuoi, fagli parlare di te, fai che possa comprendere quanto è bella la vita vicino a te. Quanta gioia tu dai, quanti sentimenti di purezza, di tranquillità, di felicità che tu doni al mondo che sta perendo. Signore, questo ti chiedo. Stamattina stendi la tua mano, il tuo manto e copri tutta l'umanità, Signore. Tutta l'umanità che sta perendo, Signore. Dona ciò che in questo momento io fa bisogno di questa umanità depressa, ansiosa, spericolata, arrabbiata, delusa. Coprila, Signore, con la felicità, con la tua beatitudine, con i tuoi miracoli, con la tua grazia, con la tua potenza, copri, dagli pace, tranquillità, serenità. Questo stamattina ti chiedo, Signore, a nome di tutti, Signore, perché in questo giorno, Signore, sia indimenticabile. Ho messo anche la data, Signore, e possa essere ricordato nei tempi in avanti.
come tua memoria di tutto ciò che tu farai da oggi in poi, Signore. Non perché te lo sto chiedendo io, Signore, ma se è tua volontà, Signore, aiutare il tuo popolo, Signore, perché so che tu vuoi aiutare il tuo popolo e magari in questi giorni, Signore, con questa mia richiesta, Signore, il tuo cuore si intenerisce. Grazie, Papà. Alleluia. Grazie Papà Gesù, alla tua presenza. Com'è bello stare. I colori. Tutto ciò che risplende. È bellissimo. La luce. La luce. Santo sei, Signore. Non c'è Dio grande qua. Alleluia. Grazie Papà. Per questa grazia che tu concedi. Non perché ce lo meritiamo, ma per grazia concessa. Alleluia. Amen. Gloria a te, Signore. Amen. Amen. Mia cara nella grazia. Gioia del Signore è meravigliosa. Chi la può sperimentare ve lo consiglio. Sperimentatela, perché non esiste grazia migliore quella di essere alla presenza di Dio. Cari nella grazia, vi devo salutare con un grande abbraccio, come faccio sempre. Sento il calore vostro vicino a me, voi e il mio. E un grande bacio, doppio. A Dio volendo, a più tardi nella pausa ci sentiremo. Pace del Signore, da fratello Angelo Piccone. Amen.